Benvenuti in un nuovo video e raga, finalmente benvenuti in un video prodotti finiti. Cioè raga, siamo nell'ultimo video dei prodotti finiti, risale tipo alla quarantena, proprio agli inizi della quarantena sicuro, perché ho la scatola stracolma di prodotti. Però prima di iniziare, è una cosa che non faccio mai nei video, però ci tenevo a farla perché in quasi tutti i video mi chiedete quando indosso un rossetto o una tinta: Giulia, che tinta stai utilizzando? Principalmente mi chiedete sempre tinta, perché sapete che io sono un amante delle tinte labbra, però stavolta, raga, mi dispiace deludervi, ma non è una tinta, è questo rossetto qui che io stra amo. Oggi l'ho provato per la prima volta e pensate che mi è stato regalato al mio compleanno a settembre, quando ho fatto 18 anni, quindi vi ho detto tutto. Però io non sono fan dei rossetti, ma questo, raga, oggi mi ha fatto impazzire. Non sono fan dei rossetti perché non li riesco a giostrare bene come tipo le tinte. Ormai ci ho fatto l'abitudine con le tinte. E però, raga, è un rossetto questa volta ed è la colorazione MER 608. Ve lo devo far vedere perché è bellissimo. Si vede? Sì. Poi è la mia colorazione. Cioè, raga, veramente alla fine del mondo questo colore. Devo dire la verità che è vero che costano i rossetti di MAC, però raga, è talmente confortevole sulle labbra che veramente io mi sono innamorata. Infatti penso di acquistare più là una colorazione tipo sul nude chiara. Bello, perché a me nude troppo forte non mi piacciono, però un bel nude, una bella punta di nude ci sta. E spesso ne trovate anche in offerta sul sito di Douglas, quindi se vi interessa, a volte, cioè se vi interessa che volete provarlo il restino di MAC, vi consiglio di aspettare. Comunque a volte ci sono le scontistiche su Douglas, così risparmiate anche perché non costano poco. Quindi chiudiamo questa parentesi, ci tenevo a dirvelo perché sicuro me lo chiederete poi, quindi ho fatto prima, vi ho anticipato. Io inizierei subito, non alzo la scatola altrimenti casca tutto. Inizio a tirare fuori i prodotti. Allora, questa qui l'avete vista nel video MacBang, non l'uno degli ultimi, però dove vi facevo vedere una pizza. Ed è questa qui, la panito senza glutine. L'ho inserita perché così vi lascio, oltre a lasciarvi il link giù, vi do anche la mia recensione per chi si fosse perso quel video e mi trova tipo grazie a questo video, almeno vi do la mia recensione. Questa qui la trovate sul sito di All Supplement. Vabbè, sapete che su All Supplement qualsiasi prodotto che dirò avete sempre il mio codice sconto, che è Giulia010. E praticamente, raga, è una base per pizza senza glutine cotta su pietra. All'interno trovate due basi per pizza, che non è proprio una pizza, raga. Sembra più una pedina che una pizza, sincera, perché non è tipo paragonata alla pizza Rima, cioè la pizza Rima sta proprio su un altro livello. Poi è proteica, questa non è una pizza proteica, però sinceramente io che non sono intollerante al glutine l'ho presa per provarla, per darvi una mia recensione, perché so che tantissime persone che mi seguono sono intollerante al glutine e spesso trovare prodotti senza glutine sui siti è un po' difficile, quindi io per questo l'ho presa ad essere buona e molto buona, solo che per me che ho comunque a disposizione non una grande quota di grassi giornaliera, sinceramente è un po' troppo e preferisco un altro tipo di pizza Rima, un altro tipo di pizza tipo fit, tipo la pizza Rima. Allora, questa qui per 100 grammi, che poi all'incirca è 165 grammi, cioè raga, ad occhio sembra tipo che pesa 100-100 grammi, però raga, vi assicuro che pesa intorno ai 165-170 grammi. Per 100 grammi ha 308 calorie, 11 grammi di grassi. Poi carboidrati 50 grammi e proteine 1,5 grammi, quindi i grassi, raga, perché pensate che avrà all'incirca 20-23 grammi di grassi, più comunque quello che ci mettete sopra, arrivate sempre a un 30-35 grammi di grassi, e per me in un solo pasto è veramente troppo. Poi, sempre sul supplement, questi qui non l'avete visti neanche su Instagram recensiti e neanche su YouTube, perché io li ho provati una giornata perché mamma voleva qualcosa di diverso e mi ha detto: ma apri questi qui, che li ho presi sul supplement. Sono marchio, penso, altri cereali, probios, vabbè. Comunque sono biscotti con grano, saraceno, carote e mandorle, sono biologici, senza glutine. Allora, io ne ho provato uno tipo metà e devo dire che sono molto buoni. Si sente la mandorla prevale sulla carota, però raga, sono molto buoni. All'incirca sono 250 grammi,
I valori per frullino sono 53 calorie, 1,9 grammi di grassi, 8,2 di carboidrati e vabbè, 2 fibre, 2 0,3, proteine 0,7. Devo dire la verità, sono molto validi come biscotti se vi volete far togliere uno sfizietto così, sono molto buoni. Devo dire la verità, non li preferisco, a parte che io non sono un amante dei biscotti tipo nella mia, cioè quelli al supermercato mi fanno gola da morire, però tipo nella mia alimentazione la mattina non è che mi sveglio e mi faccio la tazza del latte, la tazza con latte e caffè con i biscotti, no. Perché comunque 2-3 biscotti a me non saziano, quindi preferisco qualcosa di più consistente la mattina. Però devo dire la verità che mia sorella che fa colazione con latte e biscotti, se li sta mangiando praticamente lei e mia mamma la mattina per colazione. E lei che è molto, è difficile che trova qualcosa che gli piace veramente, questi biscotti per lei sono la fine del mondo, quindi devo dire che sono super promossi. Andando sempre avanti, ho finito due burri, non so se ho finito pure qualche altro tipo di burro, e sono questi qua. Allora, il primo è questo qui, pistacchio della 4plus, ed è pistacchio creamy, 300 grammi, anche questo preso su All Supplement. Questi barattolini, raga, sono troppo belli. Eccolo qua. Allora, sinceramente, non è la mia crema al pistacchio preferita, però allo stesso momento non posso dire neanche che non si può mangiare, perché a mangiare si può mangiare, io l'ho finita con piacere, cioè ovviamente non sa tanto di pistacchio, tipo come quella della Delicious o la Chocorelax, oppure quella della Nato, oppure quella lì della Pro Nutrition. Questa qui tra tutte è quella che, per quanto riguarda il pistacchio, per me non si avvicina molto al pistacchio, quindi tra tutte è quella che meno si avvicina al gusto pistacchio. E infatti quando mi dicono, mi consigli una crema a pistacchio che devo fare l'ordine sul supplement, sinceramente non gli vado a dire prendi questa qui, ma gli consiglio se non ci sono proprio quelle della Nato, perché quella della Nato è davvero molto buona. Infatti la mia classifica è sempre: primo posto, devo dire che stavolta metto la Delicious, perché raga, veramente la fine del mondo testandola giorno dopo giorno. Troppo buona. Secondo posto Chocorelax, terzo posto Nato, quarto posto Pro Nutrition e quinto posto 4plus, quindi vi ho voluto dare anche la mia classifica. Per quanto riguarda questo burro, raga, All Supplement ancora non è disponibile come un po' tutti i burri Coro. Raga, questo burro della Coro, gusto mandorla e cocco, è strepitoso. Mi dispiace che sul sito non è disponibile perché comunque il prezzo costa sui 14-15 euro, ma raga, sono 500 grammi di prodotti ed è un prodotto 100 biologico, quindi 15 euro non è niente proprio. E raga, l'odore sembra di mangiare un Raffaello, però un'altra crema, quindi vi do un dupe che ci somiglia tanto, è quella al cocco della Delicious, che voi dite sì, ma è cocco, no? Con mandorla e cocco, ma raga, sa anche di mandorla e sembra di mangiare anche quella un Raffaello. E infatti, come se volete provarla, prendete quella lì, perché questa qui per il momento ancora non è disponibile, non so se arriverà mai sul sito questo, non lo so, perché spesso me lo chiedete, Giulia, quando arrivano i burri Coro, raga, non lo so. Andando avanti, questa qui mi sembra che già ve ne ho parlato, però vi do un accenno molto veloce perché non ricordo, ma se non sbaglio, sì, non di questo proprio della confezione, ma vi avevo parlato dei gusti singoli. Allora, ve lo dico perché spesso me lo chiedete. È questa farina della Max Protein. Sapete che io con la Max Protein mi trovo stra bene con le farine ed è gusto American Snack. Praticamente, raga, nessuno lo sa che questo gusto American Snack presenta 5 pacchettini al suo interno da 300 grammi ciascuno ed è in totale sempre 1,5 kg. Io consiglio, quando mi dite voglio provare le farine della Max Protein, però non voglio spendere soldi e poi prendere un gusto di 1,5 kg e non trovarmi comunque bene e poi che non so come smaltirlo. Quindi il mio consiglio è sempre prendere questo gusto American Snack, perché comunque vi dà la possibilità di provare 5 gusti differenti, tra cui Big Crack, Bigger's, Bombig, Pink Cake, White Chocolate. Allora, io Big Crack l'ho provato ed è buonissimo, sa proprio di wafer al cioccolato, cioè sa proprio di cioccolato. Bigger's non l'ho provato, Bombig sia e sa tipo di, se non sbaglio, doppio cioccolato. Infatti io non ho provato proprio questo qui, ma ho provato l'altro formato che ci stava nel barattolino ed è la stessa cosa.
Poi ho provato Pink Cake che mi ha fatto letteralmente sognare, infatti la prenderò in, in confezione da 1,5 kg e poi White, White Big Choc, Big Choc è tipo cioccolato bianco e c'è tipo la foto di un Kit Kat, ma sinceramente raga niente di particolare, dolce... neutra, cioè non neutra, e sono quei gusti standard che più che bene o male piacciono a tutti. Infatti io ve le consiglio quando mi dite voglio un gusto dolce ma non troppo, oppure che un gusto che non mi stufa dopo un po', io vi consiglio sempre questi, questi qua un po' classici che andate sempre sul sicuro. Ma di questo marchio è buona anche biscotto al burro, io adoro la Max Protein, cioè penso che si sia capito. Continuando nel reparto farine, ho finito la BPR. Lei è un altro marchio che mi piace tantissimo. Sì, i fiocchi mi piacciono, solo che sono più piccolini. E, ma le farine, raga, mi fanno impazzire. Ed è della BPR farina d'avena gusto crème brûlée. Questa anche vi ho fatto un video e, raga, mi devo, quando vado a editare questo video mi devo segnare tutti i video che vi devo mettere giù, altrimenti mi dimentico. E ho... vi ho fatto il video assaggio tra le tre nuove uscite e raga le ho fatti quasi fuori tutte tranne ovviamente cannella, che a me la cannella non piace, quindi se vi interessa andate a vedere questo video, ma vi dico proprio che sta di creme brulee, sa proprio di caramello, buono raga, buono buono buono, io ve lo straconsiglio questo gusto perché è dolce, è buono. La mattina quando devo fare i pancake con questa farina io stavo alle stelle proprio, quindi super promosso. Continuando sempre nel reparto farine, infatti raga qui abbiamo Big Crack che ve l'ho recensito prima, eccolo là. Cioè guardate quanto tempo io non faccio video di recensioni di prodotti finiti. Cioè io questa farina Big Crack l'ho finta da mesi, mamma mia. Allora, ho avuto la possibilità di provare questi protein pancake. Allora, io adoro le mini taglie perché quando non ho l'albume io adoro il protein pancake perché mi salva la vita. Con un po' di acqua è super veloce, ma raga, sinceramente per me questi gusti e proprio questi preparati per pancake sono strabocciati perché ho provato protein pancake al cioccolato e cocco e non mi è piaciuto per niente il gusto. Ho provato salted caramel, buono, ma raga la consistenza, cioè io ho aggiunto due bustini, ho fatto, ho aggiunto un po' di acqua alla volta, quindi denso, ma raga dentro rimaneva bagnato e non bello cotto, ma una consistenza proprio strana, veramente strana strana, quindi non mi è piaciuto per niente. E molti mi avete detto prova ad aggiungere la farina d'avena, però raga, io non lo faccio perché io devo testare il prodotto, cioè se io vado ad aggiungerci cose dico oddio è buono, sì ma aspetta tu ci hai aggiunto le cose, cioè tu mi devi dare la recensione sul protein pancake, per me raga è bocciatissimo, non ne vale la pena. Io sinceramente ho provato quelli della Daily Life e per me al momento in commercio sono i migliori, quella alla vaniglia, cioè raga vi viene proprio un pancake che sembra tipo il pancake che avete fatto con burro, con uova, con... cioè veramente sembra il pancake tradizionale fatto in versione fatta e non in versione fitto, è veramente molto buono, ma anche di quello sul video trovate la recensione del preparato, a me ha fatto letteralmente sognare, quindi io a mia volta boccio questi qua di Prozis, non ne vale per niente, non ne vale la pena. Allora, andando avanti, sapete che io amo le proteine di bulk powders, cioè raga io le adoro queste proteine, si pensavo che stavo spiegando la videocamera, e questo è il gusto tiramisù, ho veramente tantissime proteine aperte e tantissime proteine chiuse da provare, infatti piano piano le sto smaltendo, ma raga gusto tiramisù e sono whey protein, non sono isolate, sono veramente buone, sanno di cioccolato e tipo anche un po' di caffè, sono veramente molto molto buone, a me già si stanno addormentando le gambe, bene Giulia. Poi andando avanti, cioè, ci sono queste patatine qui della Biotech USA. È vero, rispetto a quelle della Daily costano un po' in più perché costano all'incirca 2 euro e 40, una cosa del genere, adesso non ricordo. Le trovate sul supplement, ma raga, le dovete prendere. Io ho provato gusto barbecue, sì, barbecue. Cioè, raga, sono troppo buone. Sono delle patatine proteiche sfiziose, ma sono completamente riempite di gusto proprio di barbecue. Sono diverse da quelle della Daily Life. Sono buone, veramente molto buone. Infatti, le riacquisterò
Ti senti ancora? Le riacquisterò sicuramente. I valori per 25 grammi sono 94 calorie, 2,5 grammi di grassi, 12 grammi di proteine e 5 grammi di carboidrati. Quindi uno snack molto sfizioso quando si ha voglia di patatine. Io spero di non muovere troppo la videocamera. Poi, vabbè, raga. No, perché voi dovete sapere che molto spesso quando io lascio in giro le mie cose finite, mamma viene e le mette nella scatola. Quindi vabbè, visto che non ve le faccio vedere da un sacco di tempo, vi do la mia recensione. Ho provato veramente quasi tutte le fette Wasa e le mie preferite sono queste qui, le original, perché sono fatte con prodotto da forno di farina di segale. Vabbè, farina di segale. Cioè, raga, sono troppo buone rispetto alle classiche, tipo alle normali, le integrali. Queste sono molto più croccanti e ne sono più doppie, ma sono buonissime. Queste qui con la confezione un po' con la confezione verde. Io mi sto sommergendo da prodotti finiti su questo tavolo. Un altro prodotto super valido che abbiamo provato insieme nelle Instagram Stories, quindi raga, vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Giulia Amifitto. Ho provato e sono buonissime, raga, con i fiocchi di latte al petto di pollo. Queste, diciamo fette biscottate perché sono molto simili alle fette biscottate e sono della It's Pro, lui di qua dice Hyper Toasted. Penso, cioè lui li paragona tipo a dei tosto, però non su tosto, raga. Sono tipo delle fette biscottate con i semini di chia ed i valori sono per 40 grammi hanno 144 calorie, 5,2 grammi di grassi, carboidrati 8, proteine 9,2. Sono ottimi ragazzi, sono veramente molto molto buoni. Sono salati, sono buoni, mi sono piaciuti davvero tanto. All'incirca all'intero ce ne sono 4 se non sbaglio, sono piccolini però sfiziosi. Della Biotech USA Iso Whey Protein, vabbè, gusto cookies and cream, no raga, queste ovviamente sapete che tutte le proteine, almeno di questo formato qui, che ultimamente non le vedo più in circolazione, fortunatamente devo dire, sono delle proteine isolate, ma raga non mi piacciono per niente, io non riesco a bere né col latte né con l'acqua, non riesco a farci pancake, raga, non mi piacciono proprio, infatti le sto utilizzando nei dolci proteici che non faccio da un bel po', infatti devo ritornare di nuovo a rifarli. Poi ho finito, cioè ho provato e queste buonissime, la puccia salentina della Italiamo che le trovate al Lidl, infatti non vedo l'ora di andare al Lidl e prenderla. E questa qui, oh, se andate al Lidl prendetela, anche questa l'abbiamo provata insieme in un Instagram Stories, è per 100 grammi ha 269 calorie, 3,9 grammi di grassi, 50 grammi di carboidrati, fibre 1,3, proteine 8 grammi, quindi sono anche abbastanza, diciamo, proteiche. E sono a volte trovare questi prodotti da supermercato così, oh, con questi comunque degli ottimi valori, ma buona, buona, buona. E poi, io sapevo che avevo problemi a pronunciarlo. Eridanos, Eridanus. Comunque, ragazzi, sono queste qui, non uccidetemi. Queste sono buone, infatti, è la pita bread con il coriandolo e l'aglio. Cioè, raga, buone, buone, buone. Purtroppo non ho l'altra parte, mannaccia mia. Però anche i valori mi ricordo che erano molto buoni. Io praticamente cosa ho fatto? Le ho messe in forno, all'incirca dentro ce ne sono 6. 3, 3 o 2, 2 non ricordo, sono 4 o sono 6, ma se non mi sbaglio sono più 6 in totale perché ci sono due parti. Io ovviamente ho preso la parte senza i valori nutrizionali, ovviamente, ma mi ricordo che avevano ottimi valori. Praticamente cosa ho fatto? Io ho fatto una bella spennellata di acqua e l'ho messa in forno e poi l'ho tagliata e l'ho farcita, ma era la fine del mondo, infatti. Quando andrò di nuovo all'Eurospin prenderò, sì, all'Eurospin, al Lidl prenderò entrambi i prodotti. E arriviamo con gli ultimi prodottini. Ho finito questa barrettina di Prozis Whey Protein e Oats, gusto lampone e cioccolato bianco. Allora, raga, buona, ma non lo so, non mi fanno impazzire queste barrette, però devo dire che non era niente male. I valori non me li ricordo, ma se mi sbaglio sono altine di. Sanno 18 grammi di proteine, sì, oh. Sono di Prodis, devo dire che non sono male, ma sicuramente non le riacquisterò. Poi
Poi ho provato proprio ieri questo qui che è un caffè istantaneo della Bienis Flavor Coffee. Queste qui le trovate sul supplement e la pecca che io ho fatto l'ordine la sera prima e questo l'ho provato il giorno dopo, altrimenti io facevo un'enorme scorta perché mi ha fatto letteralmente impazzire gusto nocciola. Mamma mia, raga, buono. Ve le consiglio però con il latte, no, con l'acqua, con il latte. E di metterci anche, raga, non avete paura di metterci proprio una punta di zucchero normale bianco, zucchero di canna. Però non metteteci il dolcificante, che ne so, di altri gusti perché secondo me alterate il sapore, ma una punta di zucchero non fa male. Questo bolero qui della Lemon Tonic ed è gusto, sì, Lemon Tonic. Lemon tonic, raga, assolutamente no, sembra l'acqua tonica, non mi è piaciuto per niente. Io, raga, ho dovuto metterci succo di frutta all'interno proprio per togliere quel brutto sapore, ma no, raga, è talmente bocciata che non ne vale per niente la pena. E infatti non mi ha fatto per niente impazzire, non lo riacquisterò mai più. Poi raga, ho finito un altro prodottino che è questo qui della Fit Style, ed è gusto... Come si chiama? Kinder Bueno White, cioè raga. Io infatti una ragazza li sto aspettando che ritornano e non solo lei, tantissimi, tantissime di voi stanno aspettando che ritorna di nuovo la disponibilità di questo prodotto perché lo volete provare. E infatti me lo scrivete sempre, però raga non so quando arrivano sul sito del supplement, ma questa crema è la fine del mondo, sembra proprio di mangiare un Kinder Bueno, infatti a me ha fatto letteralmente impazzire. Quindi niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!